Siamo alla quinta edizione del Premio Nazionale d'Autore Domenico Modugno. È promosso dall'Associazione Culturale Volare e da un'idea del maestro Antonio Bellarosa. Vi racconto un po' la storia della nascita di questo premio. Il maestro Bellarosa, che è un compositore e melodista, e questa sera lo vedremo nella sua arte, ha voluto, attraverso un'icona della canzone italiana, promuovere la canzone napoletana, quella bella canzone napoletana. E quella bella canzone italiana, questa sera vedremo tanti autori raccontati dai nostri artisti sia in Italia che all'estero attraverso questo spettacolo itinerante di Modugno, e Bellarosa insieme ad altri grandi artisti saranno qui a raccontarlo. Bellarosa incontra nel suo percorso artistico più volte Modugno, un cammino che lo porta poi a studiare Domenico Modugno, a capire le grandi affinità che ci sono tra i due artisti. Sono passati un po' più di 50 anni, no? Da quel Sanremo del 58, quando con Volare, in realtà con Nel blu dipinto di blu, Domenico Modugno conquista l'Italia, ma non solo, no? Escono gli articoli in cui si dice Modugno conquista addirittura l'America. Modugno, che è io quando ho letto di Modugno, più che cantante o cantautore, lo hanno definito un cantattore, no? Modugno ha spaziato nell'arte, ma sicuramente Modugno è stato uno spartiacque, un prima e dopo. Lui ha raccontato forse quella modernità che stava attendendo l'Italia con il suo percorso musicale, ma non sta a me raccontare il grande artista che questa sera ascolterete dalle voci dai nostri interpreti. Ecco perché Bellarosa vuole questa sera omaggiarlo, e lo fa in uno scenario fantastico, quello dell'Isola d'Ischia. Vi racconto questo perché Modugno era di casa ad Ischia, come i tanti grandi artisti di quegli anni. Tutti lo ricordano e me l'hanno raccontato al Rancio Vellone, al Mamugna o in altre situazioni. Quello di questa sera però è un addio di Bellarosa e del suo premio sull'Isola d'Ischia, perché questo premio ha bisogno di spazio, ha bisogno di persone che ci credono, e quindi lo attenderà la location di Telese Terme. Questo è però il momento soltanto iniziale, è giusto che la canzone faccia la sua parte, che io vada via, quindi questa sarà la serata della bella canzone napoletana italiana. Io mi sposto in quell'angolo e vi faccio godere lo spettacolo. A tra poco. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit.
dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che andrà giù, se ne va. Il microfono, un po' di reverbero. È giunto ormai l'aurora, si spengono i fanali, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. La luna si è incantata, percossa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà, sbadiglia una finestra del fiume silenzioso e della luce bianca galleggiando se ne va. Galleggiando lentamente e lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sui ponti verso il mare se ne va. Chi mai sarà? Chi mai sarà? Ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. Tutti quanti. Campagnoli, direttore d'orchestra, polistrumentista, direttore del programma Napoli prima e dopo al piano e accanto a lui, perché l'arte in questa famiglia è di famiglia, ed è Gaetano al sax, l'abbiamo visto in tantissime trasmissioni da Amici a Io canto, ma insomma il successo è di casa, è la famiglia Campagnoli. Noi dobbiamo ringraziare ovviamente l'amministrazione comunale, in particolare l'assessorato al turismo, dobbiamo ringraziare l'azienda di cura e soggiorno, dobbiamo ringraziare i tanti sponsor che hanno permesso questa serata. Però io ho l'occasione di intervistarlo e non me la voglio perdere, maestro. Ci racconti perché nasce un premio? Perché questa serata poi in realtà, oltre ad essere una serata di canzoni, è anche una serata di premiazioni. Noi faremo due premi, ma ve li raccontiamo dopo. Maestro, come nasce il premio? Il premio nasce dall'idea di dover fare qualche cosa per questo meraviglioso personaggio che mi ha affascinato per tutta la vita. È stato vicino a me, mi ha colto di sorpresa, perché io attraverso lui sentivo le mie canzoni, cantavo le sue canzoni attraverso il filtro di Bella Rosa, uscivano completamente diverse. Eravamo così vicini e così lontani nello stesso tempo, tant'è che quando siamo arrivati a Capri vi ho detto facciamo un concerto in Paradiso cantando in mezzo agli angeli, ed io sto cantando qua attraverso questa meravigliosa immagine. Facciamo un applauso a lui, e quindi nasce il premio perché è una commemorazione importante, specie a Ischia dove lui è stato parecchie volte, e specie diciamo perché la napoletana, esatto, l'ha colpito moltissimo. Io canto nel contesto anche delle canzoni che lui amava, come la Marseille, come Iturria Bassano, quindi non è per caso che in tutto questo palinsesto esistono delle canzoni che lui amava profondamente. Maestro, io la lascio al suo palco, al suo pubblico, questa sera Modugno e Bella Rosa su questo palco, io vado via perché le aspetta un altro momento musicale. Desiderio.
sta volando e tremma pensando che si addorma nei suoni e l'anima si perde. Vorrei da una via tanto non ci sta mare addosso manco sole e un vento cantatore e un profumo e te che voglio parlare che voglio toccare che voglio abbracciare carciare e da guardare l'occhio tuo è bella lira mamma mia e da passare sta bocca fantasia mannaggia a te che hai fatto paga la pazza mia tutto si imbriaga di nada e voglio da vedere e da tenere con me. L'amore non ho visto, la moglie ti tocca, la moglie ti abbraccia, ti carezza e ti guarda, l'occhio tuoi bella nera nera, che malia, e ti passa sta bocca, fantasia, mannaggia a te, che fa? Paga papazza mia, ti si imbriaga penata. Te voglio te vedere e te tenere con me.